E partirà a settembre una gara di assegnazione di quelli che possiamo definire dei veri e propri gioielli del demanio in concessione da nord a sud. Dormire in un faro, cenare in una torre di controllo su un'isola del Mediterraneo, rilassarsi in un'ex casa cantoniera. Presto sarà possibile. Da nord a sud sono già diversi i beni demaniali dismessi dati in concessione per il recupero e la trasformazione in strutture ricettive, hotel e resort di lusso. E a settembre partirà il secondo bando di gara per l'affitto di 20 gioielli lungo tutto il litorale italiano di proprietà dello Stato, tra fari, torri ed edifici costieri. L'affido a privati delle strutture per un massimo di 50 anni si inserisce nel più ampio progetto Valore Paese, che ha visto già l'aggiudicazione di 9 degli 11 fari proposti sul mercato ad ottobre scorso e che mira in futuro a mettere a bando anche le oltre 1.400 case cantoniere. Luoghi magici come il faro di Salina nell'incanto di una delle isole Eolie o come questa piccola roccaforte sul promontorio più alto dell'isola di Ponza. Sono 10 i fari messi a gara che continueranno comunque, ha assicurato il ministro della Difesa Roberta Pinotti, a svolgere la loro funzione di riferimento per la navigazione grazie ad un sistema automatizzato. Un modo davvero intelligente di mettere a frutto il patrimonio che non diventa più un patrimonio che pesa sullo Stato, ma diventa invece l'occasione per valorizzare, per dare ricchezza al paese. Ma nella lista ci sono anche altri 10 beni oggi in gestione dell'Agenzia del Demanio, come il faro di Capo Zafferano, vicino Palermo, eccolo, con una vista mozzafiato sul mare intenso della Sicilia. L'incasso previsto per lo Stato dalla prima tranche del progetto è di oltre 340.000 euro di canoni annui, circa 7 milioni di euro per tutto il periodo di affidamento, con una ricaduta economica complessiva, secondo il direttore generale dell'Agenzia del Demanio, di circa 20 milioni di euro. La cronaca è purtroppo